con Gaspare Di Maria, pro di Bet 63 o 63, a seconda di alcune voci. Ciao Gaspare, come va? Tutto bene. A quale torneo hai partecipato? Ho fatto il cash. Com'è andata? È andata. Cioè? Mi sono abbastanza divertito. Ti sei divertito perché il tavolo era piacevole, perché hai visto le carte? Sì. No, non ho visto tante carte. Però mi hanno scoppiato bene, a me quando mi scoppiano bene mi diverto. Ah, quindi di gusto insomma. Sì, perché quando tu vieni scoppiato, sì, alla fine la mano è scritta, cioè tu parti da sopra e alla fine il piatto lo danno all'avversario. Quindi che colpa ne hai tu? Nessuna. Nessuna. Te la puoi prendere solo con la sorte, che è l'avversario peggiore che ho a questo gioco. Lo so, le percentuali eccetera e la fortuna. Hai un portafortuna? No. L'unica portafortuna ce l'ho qua dietro. Ovvero la squadra? La mia squadra del cuore, infatti approfitto volendo salutare e ringraziare tutti gli sportivi e tifosi trapanesi che ci stanno seguendo e festeggiamo la sesta vittoria consecutiva in campionato. Siamo primi in classifica e andiamo per andare in Serie B, cosa molto importante anche per la città di Trapani, per lo sviluppo del territorio, oltre alla passione sportiva. Senti, a proposito di sport, il poker, il Texas Hold'em, secondo te è uno sport? Sì, ma non fisico. O quantomeno tendenzialmente nelle formule torneo potrebbe essere uno sport. E c'è secondo te qualcosa, qualche elemento che accomuna il calcio e il poker a tuo avviso? Secondo me molto poco. Sai perché? Perché ti anticipo magari una domanda. Tu chiedi a molti giocatori qual è la loro mano preferita. Allora, se lo chiedi a me, io ti dico non ho una mano preferita, perché la stessa cosa, se tu chiedi a un calciatore dove ti piace tirare il rigore, a destra o a sinistra? Ho capito. Cioè, quindi secondo me le mani vanno giocate in base alla situazione di gioco. Cioè, ti dico che è uno sport perché come ogni gioco deve avere una tattica, quindi è una finalità. Quindi per quello viene vissuto come... E secondo te richiede anche una certa preparazione, cioè affrontare un torneo magari di 3 giorni, richiede anche una preparazione fisica, mentale? Tanto mentale, perché dal punto di vista fisico ti stanchi solo per gli orari, perché può sembrare assurdo ma stare 10 ore seduti, 12 ore seduti è stancante. No, non è assolutamente assurdo. No, nel senso, nel rispetto della gente che lo fa, fa lavori molto più duri, quindi fa le stesse ore e fa lavori molto più duri, quindi può sembrare un paradosso, però... Però mantenere la lucidità. Sì, però principalmente impostazione mentale, cioè deve essere forte di testa. Senti, non hai una mano preferita dunque, però hai un giocatore di riferimento che apprezzi, che stimi. Ma guarda, ti dico questo, dal mio punto di vista il miglior giocatore italiano è Andrea Benelli. E cos'è che il suo approccio al tavolo, il modo, le sue letture, cos'è che apprezzi soprattutto? Lettura spaventosa. Gli ho visto snappare uno con dama alta, perché gli ho detto io ti faccio gli scalabi laterali, gli ho detto le due carte che aveva, quello gliel'ha girato e l'ha chiamato con dama alta. Mostruoso. A che livello sei di questo, diciamo, della capacità di leggere le mani dell'avversario? Io mi fermo solo a dama alta, quindi ho sempre poco da leggere. Arrivo a dama alta. Senti, questa tua esperienza con Bet 63 o 63, vogliamo parlare? Sì, allora intanto ringrazio Bet 63 che mi ha dato l'opportunità di essere qua, quindi mi sembra molto doveroso. Ringrazio soprattutto Claudio Mazzara che mi ha permesso di fare questa meravigliosa esperienza, perché poi alla fine... È bello, è normale, vincere fa sempre piacere, però sai, il confrontarsi, stare in mezzo alla gente è sempre una cosa molto positiva, molto bella, cioè, quindi che migliore il tuo modo di essere. Sicuramente. Quindi sicuramente il poker live lo prediligi rispetto all'online, da questo punto di vista? Sì, da questo punto di vista sì, però segue il discorso che online, io gioco soprattutto cash, online apri 4 tavoli, quindi se uno ti va male in teoria non puoi andare rotto in 4, più o meno c'è la varianza di, qua purtroppo sei quello. Deve essere il tuo torneo. Giochi 1-1, sì esatto, quindi se ti va male va male, cioè, perché poi alla fine questo gioco quando non è la tua serata ti puoi provare solo a difendere. Senti, qual è la situazione a Trapani? Cioè come viene accettato il poker? Si sta evolvendo? Sta coinvolgendo nuovi adepti? Che cosa puoi dire? Allora, dico questo. Noi abbiamo iniziato anche con FAS, tutto il gruppo che già tu conosci, quindi già da parecchi anni, saranno 5-6 anni credo. E adesso molti ragazzi, ragazzini, molti giovani si stanno avvicinando, però purtroppo abbiamo sempre problemi di gestione burocratica, infatti voglio approfittare di questo per dire questa cosa. Cioè, io sono dell'idea che le cose
un discorso di leggi, o si possono fare o non si possono fare, quindi o tutto o nessuno. In tante altre città si gioca liberamente, mentre noi abbiamo dei vincoli e restrizioni. Siccome ancora anche lo Stato stesso non fa chiarezza su queste cose. Quindi dobbiamo incrociare le dita che insomma si possa muoversi con tranquillità, perché è un gioco splendido, è uno sport splendido e costruttivo. Vogliamo salutare e ringraziare qualcuno? Certamente, allora saluto intanto il mio carissimo amico Carmelo Lombardo, che mi fa sempre da blogger, mi posta sempre tutte cose, lui la mia parte tecnologica della situazione, quindi è doveroso. E poi voglio ringraziare, ritornando al discorso calcistico, le due mie carissime amiche di Roma, Sara e Angelica, che anche loro sono grandi tifose e simpatizzanti del Trapani Calcio, ma più che altro perché mi vogliono bene, mi sopportano e allora se la accollano. Okay. Allora le salutiamo anche noi, è stato un piacere intervistarti. Aspetta, e stasera come restiamo? Stasera ne parliamo dopo. Ma perché la gente interessa. No, dai. Ne parliamo dopo, dai. Ciao. Stasera esco con lei. Ciao.